mi permetti di farmi un po' una recata? Sì. No, c'ho un piccolo articolo di giornale, no? E io lo dico a tutte quelle persone che vengono ai nostri dibattiti, no? Perché adesso stiamo parlando dell'essere all'interno della natura, e nella terza parte, praticamente l'ultimissimo capitolo, sarà l'arte del sognare. Ora, l'arte del sognare, cioè il sognare che io ho preso da Castaneda, che ho praticato e che ho vissuto anche in maniera diversa, è fondamentale per qualsiasi delle nostre attività, cioè qualsiasi attività noi facciamo. Bene, io qui ho un articolo della Repubblica e c'è un esperimento sui gatti in cui così il sonno aiuta il cervello ad apprendere. Il sonno fa bene al cervello, specialmente nei primi anni di vita. In realtà non è vero, cioè abbiamo già visto che la crescita possiamo rifarla partire anche a 50 anni. Cioè, ci sono già ricerche che ci dicono che possiamo anche aumentare il reticolato sinapsico e anche le cellule. Sì, se vuoi, Francesco. Miglioramento dello sviluppo in modo spettacolare. E questo è il risultato. Premi il tastino. E questo è il risultato di uno studio pubblicato dalla rivista Neuron, effettuato all'Università di San Francisco. La ricerca dimostra l'influenza diretta del sonno sulla plasticità cerebrale, vale a dire la capacità delle sinapsi, i collegamenti tra i neuroni, di aumentare in seguito agli stimoli ricevuti. Questa capacità di cambiamento molto alta quando il cervello è in via di sviluppo è essenziale per l'apprendimento. La ricerca eseguita su un gruppo di gattini ha determinato che gli animali che avevano goduto di 6 ore di sonno subito dopo essere stati esposti ad intensi stimoli visivi avevano sviluppato un cambiamento cerebrale doppio rispetto a quelli rimasti svegli. Si deduce che chi la sera prima di un esame ripassa le lezioni e poi va subito a letto otterrebbe una maggiore plasticità, quindi una maggiore capacità di imparare rispetto a chi resta alzato a studiare. Bene, questo articoletto di questo esperimento apparso sulla Repubblica e sulla rivista Neuron si dimostra che l'attività, l'arte del sognare, cioè l'imporci a noi di dormire e di sognare e di vivere il sogno, aumenta al quadrato la capacità di imparare. Quando usiamo il termine di costruirsi vuol dire anche rifar partire quella capacità di apprendere che una volta adulti attraverso la sottomissione, proprio attraverso il cristianesimo, il monoteismo, ti dici, sei creato immagine e somiglianza del Dio padrone, cosa fai? E invece no, si può far ripartire il processo di apprendimento attraverso l'arte del sognare, per cui il dormire in un certo modo, l'imporci di dormire, lo stimolare il nostro cervello e trasformarci, per cui anche se non diventerete mai dei grandi sognatori, perché? Perché io per esempio ho cominciato a 30 anni, e vedo che una persona che mi è molto vicina ha cominciato molto giovane, sa sognare molto meglio di me, però di fatto fate ripartire la capacità cerebrale di imparare, di apprendere e di cogliere le emozioni del mondo. Francesco, mi sono dato una leccatina perché ogni tanto bisogna che me la dia. Beh, ci facciamo. Poi l'articolo appunto sul sogno, ci sono tutta una serie di studi sui sogni, sul sogno in se stesso, che appunto permette anche di comprendere un po' come vanno le cose, anche perché la scienza, diciamo, che sta sempre dando tutto il monoteismo. Il paganesimo e il politeismo, solo che i politeisti non avevano bisogno di questa codifica puramente tecnica, cioè certo. avevano un sistema più bello, più elegante, migliore, più simpatico di dire le stesse le cose, non avevano questa necessità che hanno continuamente la scienza di dare un qualcosa che sembra che sia certo, determinato e sia incontestabile. Ecco, per quanto appunto riguarda appunto il sogno, è fondamentale questo, cioè nel senso di dire che tutte quante le scoperte che avvengono danno sempre la dimostrazione di un mondo ampio, di un mondo soprattutto che è legato alla vita dell'uomo e soprattutto in cui non c'è nessun intervento che sia sovrumano, che sia divino, ma che è sempre legato alla capacità dell'uomo di modificarsi, cioè nel senso che tutte le scoperte scientifiche danno la capacità all'uomo che ne è cosciente di dire posso modificare le cose, esatto. Posso comprendere e posso utilizzare al meglio o per migliorare la mia esistenza o anche la mia vita, non è soltanto una linea
ma è un qualcosa che io posso modificare, accelerare, e soprattutto non è un decadimento, ma si è visto che anche con le scoperte scientifiche che sì, le persone che hanno volontà, capacità, riescono a modificare anche le situazioni più negative. Esatto, e parleremo anche di autoguarigione, anche di altre cose, ma quello che mi interessa dirvi è che da 5 anni io e Francesco parliamo a questa radio. In 5 anni ci sono state tutta una serie di intuizioni più o meno scientifiche, alcune erano solo ipotesi, che sono uscite, perché la ricerca tipo DNA, la ricerca genetica ha fatto dei passi da gigante. Bene, non avete mai trovato qualcosa che contraddicesse quello che noi diciamo. Meditate, cioè fateci un pensierino, ecco. Sì, poi la scienza ha un brutto difetto, cioè nel senso che quella di pensarsi come i redentori del mondo, che è sempre una concezione cristiana, perché le cose andrebbero scoperte perché uno piace ricercare, conoscere o in base alla necessità. Poi di quello di ammantarsi, che visto che non c'è un Dio creatore, io divento il redentore del mondo come fanno gli scienziati, è una cosa brutta e poco simpatica. Ah. Ma d'altronde è la cultura monoteistica che ha portato a questo. Noi non consideriamo scienza le fabbriche che devono vendere o che devono millantare qualcosa, quello non ce ne frega niente, noi facciamo riferimento a quelli che sono i lavori di scienziati, insomma, cioè da chi ci lascia le palle, insomma, nel farlo, non da chi deve vendere qualcosa. Poi il fatto stesso che poi la scienza venga usata male non implica che sia negativa in se stesso, è l'incapacità delle persone o della cultura o della società o dell'insieme delle persone di saperlo utilizzare. Vabbè, cominciamo. Sì, no, visto che ormai abbiamo lasciato sulla cornetta e continuano a chiamare, vi ricordo il numero di telefono 049 700 838, 049 700. Pronto? Io da Paolo. Ciao. Ciao Claudio, ciao Francesco. Ciao. Io dico adesso la cazzata quotidiana, probabilmente, correggetemi se sbaglio. Per me la vita è pagana, ma un paganesimo senza speculazione, naturale. E anche i signori cristiani, quando tornano cattolici, tornano a casa loro, involontariamente piombano nel paganesimo più naturale, non so se erro. Perché quando tu rientri a lavorare e sei a contatto della natura, a contatto dei tuoi figli, a contatto della casa, a contatto con le cose semplici e utili, diciamo, del giorno, sei nel più profondo paganesimo, solamente che non vogliamo ammetterlo questo. Cioè, le religioni vogliono cancellare, specialmente le monoteiste, vogliono cancellare completamente con i loro riti, con le loro menate, eccetera, cancellano il paganesimo. Poi quando entri nella tua realtà, se osservi, se ti immedesimi nella natura, diventi pagano, ma è una cosa, io la trovo una cosa spontanea, naturalissima questa, non so come viene valutato questo mio dire, però sono convinto veramente che indipendentemente da tutto l'uomo nasce già quel paganesimo dentro, di un paganesimo non un paganesimo speculativo, ma un paganesimo naturale, spontaneo, non so se erro in questo mio dire. No, ma è giusto. Va bene. Ringrazio e vi saluto. Ciao, grazie. Sì, è talmente spontaneo che lo si può incastrare come si vuole. No, ma anche perché c'è un discorso fondamentale, cioè che nessun paganesimo ha mai avuto la rivelazione, ma ha sempre avuto la scoperta, cioè nel senso, ma lo scoprire qualcosa implica sempre che tu sei alla ricerca ed osservi il mondo o osservi la realtà, osservi quelle cose, perciò le scopri queste cose esistono. E invece in tutti quanti i monoteismi abbiamo sempre un profeta che è uno scemo qualsiasi che a un certo punto gli arriva una tegola in testa e scopre che c'è un messaggio che viene da fuori del mondo, da fuori della realtà, da un Dio che è esterno al mondo. E d'altronde il paganesimo è la vita stessa, perché dice chiaramente, la tua vita viene realizzata tramite le tue capacità, tramite le tue volontà e tramite tutte le energie che ti circondano e tutte le realtà che ti sono attorno. E questo significa chiaramente che non c'è niente che possa essere rivelato dall'alto o niente che sia all'infuori della vita. E questo è una cosa fondamentale, cioè nel senso che da qui uno dei noccioli del contrasto tra ogni paganesimo e ogni monoteismo. Nel dire alle persone, i pagani dicono alle persone, voi non avete bisogno di essere battezzati, non avete bisogno di essere redenti, non avete bisogno di essere salvati. Dovete realizzare la vostra esistenza, dovete vivere, non potete rinunciare al cercare, al comprendere, non potete pensare che qualcuno vi racconti cos'è la vita se non vivete la vita.
Quello che stiamo tentando di fare con Francesco, con l'istituto più in generale, anche da parte mia, con il mio linguaggio, no? È quello di far comprendere come l'essenza stessa della società e della vita che noi andiamo è un'essenza religiosa, c'è cioè un rapporto fra noi e il mondo. E stiamo tentando di riuscire a far capire come se non si cambia l'idea generale del modo di guardare il mondo, il modo di affrontare il mondo, purtroppo si subisce chi ha già costruito sì. questo mondo e le imposizioni che ci danno. Mm. Per cui ci sembrano naturali delle cose aberranti. Questo vogliamo riuscire a far capire, cioè il senso religioso dell'esistenza. Sì, ma infatti l'esistenza ha sempre uno scopo religioso che non è mai esterno alla vita. È la capacità dialettica di Wojtyla da qua a molto peggio. Mm. Sì, beh, anche perché il repertorio è molto limitato, ma difatti una cosa fondamentale, in tutti i paganesimi sempre riconosce che esiste un molteplice nell'esistenza, cioè che non esiste un'unica possibilità, un'unica via. Velocissimo però, sì, ciao. Ciao. Mi so che i medici italiani, gli psicofarmaca, come fai a avere una religiosità quando che uno vuole capitare? Io psicofarmaca fin quando che il muore, fin quando che non gli è tolto tutto, fin quando che non gli consigli, ripeti, qua nel mio paese, io ero un scapolo che fin quando che è morto, dopo che è morto, che era stai ripeti, che era un sciolo, non c'è la stessa roba. Il discorso è che psicofarmaca c'è tutta la vita, quando che io ciappa che è capitale, io psicofarmaca tutta la vita, il tuo porto di vita, tutti che fa diventa ammazzo, e dopo ne ho muoiato. Se prima che mi raccopare, chi ha portato via tutto e si è imbossato accesa, mi ho muovato. Dunque pensavi altri viati che per i cuori così, se capite sotto che centrali. Hai ragione. Capite? Dunque mi studio liberame, perché studio liberame, ma quel sacrificio che costa. Certo. Sacrificio che costa. Dunque mi è venuto così che lui si sacra la psicomaga, sempre qui a capitare, per mangiare fuori tutto. Perché la teoria dell'Occidente è già fatta proprio sul signore, certo. Sul signore, signore, se quello che ha qualcosa che non vedrà lui. Va bene. Ciao. No, ma in effetti che la Chiesa Cattolica abbia sempre vissuto attraverso i soldi, no? Volendo i soldi, beh, fin dai primissimi tempi, dal 300 al 400, usarono le vedove, cioè promettendo le vedove, per avere i lasciti. Cioè, siccome le donne ai tempi dei Romani ereditavano ciò che non avvenne più dopo, esatto. Cioè avevano l'eredità e avevano soldi, per cui avevano potere, e la Chiesa e i cattolici lavorarono per circuire le vedove e portargli via i capitali. C'è stato fatto un calcolo che nel giro di 150 o 200 anni, adesso non mi ricordo esattamente quale, dovrei rivederlo, la Chiesa Cattolica era proprietaria di circa di mezza Europa. Sì, fate sì, un ma, po' voi, insomma. Sì, ma difatti, sai, il discorso quello di depredare una società è una caratteristica essenziale di ogni monoteismo. Cioè, se noi abbiamo l'esempio, o esempio delle conquiste romane, facendo degli esempi puramente storici, quando arrivavano non distruggevano le civiltà o le culture e le società. Quando non hanno fatto i monoteisti hanno sempre distrutto la società, cioè nel senso che non c'erano dei crolli in cui la gente moriva per fame. C'era sempre il fatto che era una conquista, una volta che era conquistato il territorio, le strutture che potevano permettere una vita normale venivano mantenute, cosa che i monoteisti questo non li ha mai fregato, anche perché il monoteismo è sempre un qualcosa di atto vandalico verso l'esistenza, e quel concetto della provvidenza tanto possiamo annientare in quanto ci sarà un Dio che darà la provvidenza. E questo è sempre un concetto fondamentale delle lotte tra le visioni pagane e le visioni monoteiste dell'esistenza. Su questo vorrei innestare un fatto di attualità. Allora, c'è stato la settimana scorsa un ennesimo carnevale giubilare, perché ormai sai, stanno proliferando i vari giubilei. E cosa sono andati sul Summano. Sono andati sul Summano. Sono andati sul Summano e hanno fatto una sfilata. Giustamente un quotidiano ha detto fa l'attacco al Summano. E effettivamente questo qua è un attacco al Summano, cioè nel senso perché non si va sul Summano perché è un monte sacro, perché è un monte bello, ma si va per quello scopo di conquista. Si va a conquistare il Summano perché? Perché qualcuno ha avuto il pessimo gusto, la brutta idea, l'incapacità culturale, e ci ha messo sopra una croce in calcestruzzo, a cui poi non hanno aggiunto una terrificante immagine di Cristo, e solo perché qualcuno ha avuto questo insano proposito di piazzarci una croce terrificante sul Monte Sommano, a questo punto
il monte diventa materia di conquista, si va sul monte soltanto perché si va in pellegrinaggio, ma non si va in pellegrinaggio verso il monte, ma si va in pellegrinaggio perché in cima c'è la schifosissima croce del Monte Sommano. E soprattutto se ne frega completamente dell'ambiente. Io voglio ricordare, ad esempio, che l'unica strada che porta sul Sommano è stata cementata completamente per permettere meglio alle auto dei fedeli di arrivare in cima. Che prima era una strada bianca, no, hanno pensato bene di cementarla completamente, proprio perché logicamente, sai, non è importante tanto il paesaggio, non è importante l'ambiente, ma è importante la conquista dell'ambiente, è importante marchiare l'ambiente con la croce o con un cristallo schifoso. A questo voglio aggiungere una cosa. Appunto, questi fedeli cristiani incapaci di comprendere il Monte Sommano nella loro dimensione magica, mitologica, storica, culturale, ambientale, vanno all'assalto, giustamente come dice il giornale, vanno all'assalto del monte. E subito lo fanno in migliaia, lo fanno come le cavallette, proprio perché il loro scopo è quello di divorare il monte e di sottrarre l'energia. Ciao, di me. E posso intervenire? Certo. Sentami, volevo fargli una domanda, se è possibile avere una risposta. Dico, ho due nipoti, uno che ha 5 anni e uno che ha 8 anni, no? E nell'occasione delle feste, se ritroviamo tutti quanti in famiglia, no? A Natale, a Pasqua, quando c'è la benedizione del Papa, no? La madre, cioè mia sorella, dice, faceva il segno della croce, no? Allora, siccome mi sono un greco politeista, dentro di me mi si scatena Ares, no? Il ruggente Ares, gagliardo massacratore. Mi voglio chiedere se puoi dirmi una proposta o una strategia, siccome non voglio scatenare la guerra in famiglia, certo. Fare guasta sì. Se capi una strategia sì. Da proporre, ce l'ho una. Tento in tutti i modi ce l'ho una. Di insegnargli a mio nipote che no, no. Elios, il periodo Elios che fa maturare il grano, l'uva che si mangia, c'è una strategia che è perfetta. Ecco, allora senta, mi ho problemi di te. Sì, te lo dico per radio, ok. Ecco, grazie mille, ciao. Sì, c'è una strategia che con i bambini funziona benissimo. Prima di tutto non si attacca direttamente quello che fa la madre o i gesti religiosi, li si accondiscende e poi si raccontano ai bambini le storie. Storie di dei, storie di eroi, storie di passioni, naturalmente devono essere calibrati per l'età, cioè devono essere. Comunque gli si racconta quello che c'è dentro e si aspetta, perché ricordatevi che il nostro Dio più grande resta sempre Cronos. Cioè è il tempo, il mutamento, la trasformazione. La violenza della sottomissione è come la gabbia di Pavlov. Cioè la gabbia di Pavlov costringe le persone ad avere i riflessi condizionati. Le storie che noi raccontiamo sono quelle che vengono in mente quando le sbarre della vita cominciano a cedere, bisogna cominciare ad affrontarlo un po' seriamente la vita e bisogna pescare da qualcosa. E là c'è solo una cosa da fare, raccontare le storie, e le storie con la propria passione e con i propri insegnamenti. No, ma l'ascoltatore ha sollevato un problema che è molto importante, e cioè il rapporto come si può fare, a dire ai bambini, di togliersi da quel condizionamento che è cristiano. L'errore più grosso sarebbe quello di pensare di fare il catechismo. Il catechismo lo fanno già in maniera terrificante, oscena, mostruosa i cattolici. I pagani non hanno bisogno di fare catechismo. Con i bambini non c'è bisogno di convincerli, certo. Di convertirli. C'è bisogno di dare la propria conoscenza. Se uno ha la propria conoscenza, deve. No, vabbè, casomai io proseguo dopo. Ma ok, vai tranquillo. Allora, una domanda semplice. Ieri sera ho visto il prete incensare la statua di Sant'Antonio, no? L'incensare cos'è? È un rito? Perché lo guardavo e non capivo più niente, no? Cioè, c'è in paganesimo un rito del genere? C'è la teurgia nel tardo paganesimo, sì. Dei platonismi c'era la teurgia, cioè l'animazione delle statue. Cioè praticamente non era il Dio rappresentato dalla statua, ma la statua in quel momento impersonificava il Dio. Poi c'era tutta una serie di trucchi, chiamiamoli così, per far muovere la statua, tipo quello fargli crescere piante dentro o altre cose, però c'era praticamente la statua
la statua diventava il dio. E allora c'erano chiaramente i profumi, c'erano tutte le cerimonie, c'erano le candele. Secondo te, Claudio, tutti i riti che si vedono fare in chiesa dai preti hanno un'origine pagana? Il problema è che di paganesimo hanno scimmiottato solo l'apparenza. Cioè, se io quella statua per me diventa un dio, è perché io col mio intento chiamo il dio dell'universo e punto il mio intento su quella statua e identifico Cronos con quelle forme perché sono le qualità che io preferisco. Però c'è tutto un pathos, c'è tutto un mio modo di essere, un mio modo di vivere, un mio modo di rapportarmi col mondo che viene rappresentato in quel momento. Mentre invece il cristianesimo cosa fa? Io, siccome i pagani gli dava incenso, gli dava odori, accendeva candele, allora anche noi altri accendiamo gli odori delle candele, ma non hanno la magia, cioè non hanno la magia e il potere di chiamare gli dèi, per cui è niente quello che fanno, è superstizione pure semplice. Anche perché usano una miscela di incenso che fa schifo. No, perché per esempio ci sono anche in certi periodi liturgici dell'anno dove il prete, che è ministro appunto del rito, del culto eccetera, e non so, maneggia, non so, a volte il fuoco, l'acqua, benedice il fuoco, sai, cos'è che fanno anche? Sì, ma non fa niente, nel senso che manca l'intento, cioè manca il potere della persona. E la comprensione delle cose. Quando un pagano o uno stregone fa questo, è perché si è trasformato e quando fa quello mette tutto se stesso e chiama l'universo a testimone di quello che fa. Il prete non fa assolutamente niente, fa solo pura e semplice superstizione. Cioè non regala agli uomini, cioè, quando noi recitiamo una devotio e chiamiamo gli dèi, manifestiamo il nostro intento di affrontare la vita, le nostre strategie, i nostri desideri, le nostre passioni, e prete non fa niente. Tu dicevi che fate dei riti, no? Avete un rito di purificazione? No. No, l'illustrazione. No, esistono dei riti di purificazione molto semplici nella vicca, ad esempio. Comunque, io per esempio pratico un po' di illustrazione. Cioè? Illustrazione significa mettere a posto tutti gli attrezzi che mi servono per affrontare la vita. Se facessi il contadino, lustro bene i miei attrezzi, lustro bene la mia vanga, eccetera. Invece, siccome cerco di costruire il paganesimo politeista, devo lustrare la mia testa, devo lustrare il mio fisico, cioè devo fare una serie di operazioni che serve per mettere ordine, ecco. Attento, il palpare il mondo è un po' questo? Il palpare il mondo è l'uso delle mani nel trasformarci, è l'uso della pelle, l'uso della percezione del mondo, comunque è un po' questo, sì. No, perché se trasforma la tua attività in un'attività magica. Ecco, se incontro una ragazza e gli spiego questo, mi lascia palpare il mondo o no? Ecco, anche questo è l'inizio, cioè anche questo. Beh, insomma, se può darsi che gli piace la ragazza, allora palpare il mondo diventa importante. Allora mi faccio pagano subito, dai. Queste sono robe tue. Ciao. No, palpare il mondo, la nostra specie ha le mani, no? E secondo alcune teorie, alcune ipotesi per quello che sono, noi abbiamo cominciato a usare le mani proprio tipo le scimmie per spulciarci, cioè per che in realtà erano dei gesti di affetto, no? E li abbiamo mantenuti in epoche molto antiche, per cui il nostro uso delle mani è un uso magico, è un trasmettere messaggi, è un trasmettere sensazioni, è tutto che col monoteismo abbiamo dimenticato. Ci abbiamo dimenticato l'approccio col corpo, per esempio, ci hanno chiuso perfino i bagni, i termali, i massaggi, cioè in realtà palpare il mondo, ricordate che noi siamo una specie che trasforma l'ambiente, per cui ricordatevi quanto è importante per noi questo tipo di attività, il lavorare, per esempio il trasformare, l'agire sull'ambiente. È chiaro che diventa magico quando ci mettiamo la nostra passione, le nostre emotività, i nostri intenti, oppure diventa semplice lavoro quando o te che fai sette mansioni, se no te frusta, insomma, o non te paga, poi lo stesso. Sì, ecco, io vorrei tornare appunto sul discorso che aveva sollevato l'ascoltatore di prima, quel discorso dei bambini. E dicevo, l'educazione o soprattutto l'informazione ai bambini non può passare tramite una forma di catechismo. Voi non dovete pensare che i bambini si debba fare quello che fanno i cristiani in maniera stupida o quello che fanno i genitori in maniera idiota. Nel senso che il bambino non è un contenitore che va riempito di teologie, di concetti, di educazione, che va di comandamenti, di presepi o di altre porcherie, ma è una persona, è un individuo, che ha una capacità intellettiva e soprattutto bisogna avere il rispetto di questa capacità intellettiva, bisogna anche soprattutto avere il coraggio di incoraggiarlo
e soprattutto di comprenderlo e di scendere o di stare al suo livello. Cioè non si può mai dire a un bambino tu non puoi comprendere perché sei piccolo, tu non hai la capacità di capire. Bisogna che noi che siamo adulti abbiamo la capacità di fare questo. Allora con i bambini vanno fatte le cose che sono più immediate. Allora non state a raccontare chissà quali concetti teologici o scontrarvi con la miseria o con lo squallore dei concetti cristiani o le immagini stupide che offrono i cristiani, ma cercate di lavorare sulla curiosità di un bambino. Una cosa ad esempio molto semplice, ad esempio, è cominciare ad esempio ai bambini a insegnare il nome dei luoghi e poi cercare di capire assieme perché questo luogo ha questo nome. Un'altra cosa che molto semplice si può fare, ad esempio, è il gioco con gli gnomi, cioè dire ad esempio, sai, nei funghi, ed è un esempio stupido, cioè ci sono gli gnomi, e far spiegare che esistono gnomi diversi. C'è una cosa che può fare un bambino che non è ancora stato fregato in maniera assoluta, ed è quello di leggere la passione e l'importanza che c'è dietro a un insegnamento o dietro a una comunicazione o dietro a dei modi di apparire. Cioè, se un cattolico dice fate il segno della croce, dì le preghiere alla Madonna, il bambino sente cosa c'è dentro rispetto ad altre cose. Cioè se un bambino non è fregato, cioè non è ingabbiato dentro la gabbia di Paolo, lui sa scegliere quello che gli porta il dono da quello che non gli porta il dono. Per cui, ad esempio, un altro comportamento, quello ad esempio è sempre quello dell'osservazione della realtà. Ad esempio una cosa molto semplice, i bambini ad esempio è incuriosirli perché ad esempio la luna cambia di forma, di aspetto. Cioè, ma soprattutto non dargli delle spiegazioni puramente scientifiche, fargli comprendere la bellezza dello spettacolo, cioè non stare lì a dire ma perché la terra che la copre, cioè nel senso che la cosa importante è che il bambino ha l'immagine, fargli comprendere l'importanza dell'immagine, che perché avvenga è secondario. Io ricordo una cosa, un particolare, no? Della mia vita. Io avevo un mini appartamento ancora 20 anni fa, che era 30 metri quadri, no? Solo che avevo un vantaggio, avevo una terrazza di 14 metri quadri, cioè una roba enorme, no? E dava proprio dalla parte delle montagne, cioè dal Treviso vedevo le montagne. Allora, dovete sapere che se è tutto aperto fino alle montagne, quando arriva in temporale, c'è degli spettacoli, dei fulmini meravigliosi, eccezionali. Boh, me come FIA, io correvo per vedermi i fulmini, per vedermi lo spettacolo dei fulmini. E mia figlia all'inizio un po' titubante e dopo invece ha cominciato a innamorarsi degli spettacoli dei fulmini, per cui non ha mai avuto paura dei tuoni, si è innamorata degli spettacoli dei fulmini, i fulmini gli danno piacere, per cui specialmente i fulmini notturni che sono di una bellezza straordinaria, per cui capite bene che l'emotività che ha davanti a questo fenomeno non è più quello della paura, ma è quello del piacere dello spettacolo, che alla fin fine sposta quel tipo di emozione che è la percezione della parte divina dello spettacolo, cioè trasporta una parte di noi stessi. Ma soprattutto appunto le cose non vanno raccontate, cioè nel senso che è inutile sempre raccontare, dire che cos'è un fulmine, dare una spiegazione. La cosa fondamentale è far sempre comprendere a un bambino l'importanza dell'immagine e la bellezza dell'immagine, e dell'immagine in se stessa. Cercare di dare delle spiegazioni o costruirci sopra le cose non ha senso, perché un bambino ha bisogno di osservare le cose, di osservare il mondo che lo circonda, e chi vuole combattere la stupidità del cristianesimo deve sempre insegnare questo, cioè osserva sempre il mondo è bello, è vario, poi sta sempre, come diceva Claudio, l'importanza anche di che noi diamo questo, cioè se noi insegniamo questo a un bambino e abbiamo un senso di inferiorità rispetto alla teologia cristiana, siamo fregati, cioè dobbiamo essere noi che abbiamo anche questa bellezza verso il mondo, perché altrimenti se noi pensiamo di fare questo, di reputare che la nostra azione sia un'azione stupida e che sia più intelligente discutere come fanno i cristiani, siamo sicuramente fregati. Cioè l'insegnamento che può passare a un bambino che vive in una realtà cristiana è sempre anche il tipo di persona che noi siamo e i nostri interessi, perciò di conseguenza cercate sempre di coltivare il più interesse possibile per il mondo che sia attorno, cioè, partendo anche dai sassi, dalle piante, dalle forme dei sassi. È importante che l'adulto abbia amore per la vita, cioè abbia il trasporto delle proprie emozioni all'interno delle cose, all'interno degli spettacoli che assiste nella natura, perché quando poi ne parla, quando ne trasmette, non sono solo parole, sono anche sensazioni. E cogliere le sensazioni significa che i bambini possono andare oltre a noi e possono continuare a sviluppare le loro emozioni.
E soprattutto quando fate questi comportamenti con i bambini, non pensate di fare delle cose stupide, perché i bambini comprendono il nostro stato d'animo, di conseguenza, se voi pensate di fare che è una cosa stupida, no, una cosa non intelligente, sarete delle persone false. Sì, esatto. Perciò siate sempre sinceri e fate le cose di cui siete convinti, e soprattutto cercate sempre di far capire ai bambini che il mondo è molteplice. E un'altra cosa, cercate di non aver paura dei sentimenti e delle emozioni. Non è un atto di debolezza, sì, anzi, esatto, è un atto di grande potere, perché ci rende simili agli dèi. Per cui, cioè, ad esempio, il fatto stesso, ad esempio, di insegnare, ad esempio, ad osservare i fiori, o la verità dei fiori, non è una cosa da botanico o da giardiniere, ma implica chiaramente far comprendere al bambino la diversità delle forme e il chiedersi perché queste forme sono diverse. Pronto? E perché ognuna ha una propria regola, una propria stagione. Allora, parlando di come comportarci con i bambini, abbiamo ricevuto dei mona, abbiamo dei sentimenti e delle emozioni e abbiamo ricevuto dei mona. Fate un po' voi qual è l'intelligenza di un cristiano. Sì, ma d'altronde se i cristiani non sono mai intelligenti. Pronto? È una cosa che non gli appartiene. Che ancora non... Gianpaolo? Sì, già, dimmi. Scusate se vi dico. No, nessun problema. Però veramente quello che state dicendo adesso e quello che state dicendo sono all'unisono. Perché veramente la scuola e l'insegnamento dovrebbe avvenire veramente nella natura, nella culla, nelle braccia della natura. Allora veramente c'è la spontaneità e l'insegnamento, non direi che è quasi, ma quasi automatico avviene. Perché la natura che diventa maestra addirittura anche all'insegnante stesso, il quale trasmette in parte agli allievi, ma gli allievi in questa maniera si fanno quasi fruitori, ma fruitori captano quasi come un lupo o come un'aquila, diventano predatori del bello della natura, cioè predano la natura giustamente, come è il diritto che loro abbiano, proprio di predare la natura per farsene, per crescere, per capire l'insegnamento naturale, spontaneo della natura che è meraviglioso. Vi saluto e vi ringrazio. Ciao, ciao, ciao. Un comunicato radio. Allora, qui in sala radio ci sono delle persone che sono venute per la trasmissione di Emanuela. Emanuela però ancora non è arrivata. Per cui vedremo, cioè io gli faccio anche assistenza, però dovrebbe almeno arrivare, spero. Sì, beh, visto che siamo... Cioè, è l'intelligenza che si esprime, cioè, l'assenza di NUS... No, non è l'assenza di intelligenza che si esprime, perché i cristiani non hanno intelligenza, sì, cioè, non sono capaci di niente. Pronto? Non sono neanche se stessi. Ti ascolto, mi piace. Grazie. Continuate, va bene? Ok, grazie. Ciao, ciao. Ciao, belli. Ciao, ciao. Ciao. Sì. No, ha voluto tirarci un po' su di morale, giustamente. Beh, no, in effetti, guarda, a parte tutto, è anche un peso vedere il nulla del... Cioè, il cristiano è disposto a distruggere qualunque cosa che esiste. Sì, no? Esatto. E dà il vuoto dentro, cioè il deserto del Sahara, ma sto parlando di deserto, è il deserto del cuore di un cristiano, è la stessa roba. Ma no? Il deserto del Sahara è un giardino rispetto a un cristiano, cioè nel senso che è più denso di vita, è più bello. Ciao, sono Francesco. Ciao, dimmi. Niente, io vi sto ascoltando, sono in macchina. Io però, non so adesso, perché non vorrei spezzare una lancia a favore dei cristiani o non cristiani, perché sennò entriamo forse in campi minati. Però io lavoro con musulmani, perché ormai insomma ci sono tutte queste popolazioni che stanno entrando anche con un certo peso anche nel nostro mondo occidentale. E quindi lavoro con musulmani, con persone che magari sono ebrei, con di tutto, insomma, le razze, quindi anche le religioni. E però io non ho mai il coraggio di andare a sindacare la scelta degli altri o il modo di pensare dell'altro popolo o dell'altro. E allora? Cioè, con questo? Sì, dimmi. No, e allora sto cercando di capire perché voi... Allora, questa è una trasmissione religiosa. Ah, ho capito. Paganesimo, politeista e stregoneria.
Per cui esprime le idee e le posizioni del paganesimo e della stregoneria, la visione della vita, la visione del sistema sociale, la visione filosofica, etica e morale. Quindi, per cui chiaramente descriviamo il male, e per noi il male è rappresentato dal macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, naturalmente anche dall'Islam, da Allah, anche dai israeliani, anche dai buddisti, eccetera. Ho capito. Quindi se salvagliate i posti, forse. Non ci disturbano più di tanto, ecco. Va bene. Va bon. Vi ringrazio. Prego, ciao. Sì, allora, Austria. Io sono qui teso a chiudere la trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo, Francesco, non possiamo fare altro perché l'orario è questo. Speriamo che arrivi l'Emanuela. Ricordiamo allora, domani sera a Malostica dalle 21.15 alle 20.45 via Montello 66, statale che da Malostica porta a Bassano, ci troviamo per la conferenza, poi ci spostiamo sul luogo della conferenza e palpare il mondo. Chi è interessato può chiamare lo 0338 319 7720. Allora, l'appuntamento appunto è per domani sera dalle 21.15 alle 20.45. Il luogo della conferenza è lì vicino, sono un paio di chilometri in macchina, perciò non c'è un gran problema, insomma. La conferenza ormai è un ciclo che è cominciato a gennaio, è già l'ottava conferenza. Vi diamo appuntamento domani sera. Ricordiamo che c'è in programma un fuoco per il solstizio d'estate nella settimana prossima, e chi vuole appunto può contattarci o tramite il telefono o tramite internet. Ci sarà sempre Asiago quest'anno, in agosto. Ciao a tutti, arrivederci alle 19.